Buonasera a tutti, cominciamo questa lezione di oggi e passiamo nel vero Rione Prati, cominciando dal quartiere della Vittoria, dove eravamo l'altra volta. L'ultimo luogo che visitiamo è questa fontana giardino che si trova in Piazza Mazzini. Quella che vedete è una foto del plastico che fu realizzato all'inizio del Novecento dall'architetto Raffaele De Vico, che si ispirò a un antico ninfeo, tardo antico, romano, e vi collocò una grande fontana che egli stesso definì appunto fontana giardino. I materiali che la compongono sono il travertino, il peperino, la malta cementizia, la breccia di fiume, questi poveri materiali che messi insieme però poi daranno un grande effetto compositivo. Le sculture le fece il maestro Ermenegildo Luppi, che appunto completò con lui la fontana intorno al, diciamo, a metà degli anni 20. Dunque, questo è il modello plastico, questo che vedete. Ecco, questo è un po' colorato. Ho trovato queste immagini d'archivio. Naturalmente la foto è molto antica, come potete vedere come erano strutturati, disegnati, anche diciamo potate le siepi in Piazza Mazzini nel 1926-27. Ecco, si presentava più o meno così. Poi naturalmente è stata arricchita con un sentiero. Ecco, qui questa è una foto della sempre 1930, come si presentavano, più o meno come oggi, no? Se gli si desse una buona manutenuta sarebbero meglio. Ecco qui, vedete sullo sfondo c'è la via Oslavia, credo che sia via Oslavia questa qui o via Ferrari, ora non so. Come vedete ci sono qui fasci littori completi e non amputati. Questo è più o meno l'ingresso, vedete? È l'ingresso. Ecco, questo è un po' l'interno, appena costruita, quindi qualche anno dopo, diciamo. Ecco, sapete che il travertino sporca abbastanza facilmente perché viene aggredito dai microrganismi, quindi anche se si pulisce, si sabbia il travertino, dopo qualche anno torna a mostrare diciamo una certa sporcizia. Ecco, vedete qui la fontana dell'acqua di Trevi e come era con i mosaici. Ecco, qui siamo noi. La scorsa volta, ecco, questa è l'inaugurazione di Mussolini, proprio sempre lì vedete alla fontana di Piazza Mazzini. Qui gli fanno osservare i mosaici che ci sono a terra, questi siamo sempre noi. Ecco, questo è uno dei mosaici ancora oggi che abbiamo fotografato. Diciamo che comunque non solo in quel periodo venivano fatte opere pubbliche, ma anche nel settore residenziale, pubbliche, e venivano lasciati anche appalti privati con, diciamo, un certo tipo di incentivazione per l'attività delle cooperative edilizie, l'Istituto delle Case Popolari, grandi prodotti appunto di tipo economico e popolare, ma anche di urbanistica, di piano regolatore che ha sempre l'obiettivo di dare ordine a una certa espansione urbana che ormai ha saturato, no? In quel periodo molto spesso la cinta muraria che era la Roma di allora. E quindi, diciamo, secondo queste indicazioni del piano, negli anni successivi tutte le aree residenziali intorno, per esempio, Piazza Mazzini, Piazza Bologna, Piazza Re di Roma, sono tre piazze di Roma dove partono in maniera radiale tanti viali, quattro viali, otto viali, e
di cui 4 più secondari e che appunto strutturano tutta la disposizione urbanistica e dei fabbricati. E quindi anche gli impianti ovviamente venivano irradiati secondo queste strutture. Ecco, vedete, questo qui è un mosaico che qua ci fa leggere 1926, che ancora oggi, questa l'abbiamo fotografata noi. Qui c'è un fiorellino, una stella, ecco, qui c'è anche un animale marino, vedo qui una coda, ma non è molto identificabile perché, vedete, avvicinandosi c'è molta breccia che è caduta dal giardino soprastante. Quindi questo nuovo giardino, questa fontana, furono inaugurate nel 1926. Al centro c'è questa grande vasca, vedete? Questa grande vasca ottagonale è larga 25 metri e il bordo è in peperino. Il bordo in peperino. Ecco, il bacino è quadrangolare, come vi ho detto, e ci sono queste quattro colonne abbastanza monumentali che sono poggiate su questi piedistalli. Sono affiancate da tre fasci littori che ora ovviamente sono stati in parte mutilati. Ecco, vedete il piedistallo, la colonna. Sopra sono sormontate da queste figure, queste sculture che rappresentano le aquile. L'aquila che è, diciamo, la regina di tutti gli uccelli, ma anche per antonomasia di tutti comunque gli animali in generale. Le facce dei basamenti delle colonne sono arricchite da delle fontanelle dove c'è scritto acqua di Trevi. Ecco, qui c'erano delle fontanelle, qui è stata mutilata, ma ce n'è qualcuna sicuramente ancora intatta. Ecco questa qui, queste fontanelle con dei draghi alati da dove gettano acqua e sopra c'è scritto acqua di Trevi. Questa qui, acqua di Trevi. Dalle fauci del drago, appunto, veniva gettata l'acqua. Ancora si getta laddove c'è la vaschetta che può contenerla. Nel versante invece interno, al di sotto delle colonne, qui c'è questa voluta, no? Ci sono cinque conchiglie qui, degradanti, ecco, diciamo qui così, ci sono queste cinque conchiglie dove scorre l'acqua a cascata dentro la vasca. Ecco, alla base proprio della struttura ci sono questi, sul fondo, diciamo, collocati anche sul fondo della vasca, queste sagome di due animali che non si saprebbero definire se non come animali fantastici. Eccoli qua. Ecco, questi animali fantastici che emettono dalle fauci uno zampillo. Lo zampillo è orientato all'interno della vasca. Attualmente, di queste figure fantastiche che emettono acqua, vedete, alcune sono mutilate, altre non emettono acqua, l'unica che emette acqua è questa qui, che è rimasta. Comunque è sufficiente, diciamo, per rigenerare l'igiene della stessa vasca, che così si ricicla l'acqua continuamente, non diventa stagnante. Quindi una l'hanno lasciata comunque aperta, anche secondo me per problemi di risparmio energetico, che l'acqua comincia a diventare un problema sempre più importante. Ecco, quindi questo zampillo è orientato all'interno della vasca.
Il bordo della vasca, come vedete, è delimitato da queste colonnine, sempre in travertino, no? Con i parapetti, questi parapettini bassi in ferro battuto, abbastanza un buon ferro pieno. Un tempo si usavano i ferri pieni, no? Oggi sono quasi tutti vuoti. Allora, ecco, perché ovviamente ha un costo oggi sicuramente superiore. Ecco qui le colonnine, qui sono binate, poi dentro c'è questa struttura di parapetto in stile dell'epoca. Ecco, la cosa interessante anche è che lungo questo perimetro esterno dove stiamo camminando noi, corre un piccolo viale, un vialetto con mosaico pavimentale policromo, quindi a più colori, realizzato con colori naturali, cioè di sassolini, di breccia di fiume, di varie dimensioni, e decorato in varie maniere. Ci sono dei soli, come abbiamo visto prima, non so se riusciamo a riprenderla, il sole che si è tenuto abbastanza bene del mosaico. Ecco, questo è naturalmente al tritone, ecco, mi sono ricordato, sono dei tritoni, dei mosaici di tritoni che ricordano appunto sempre l'acqua e i misteri ancestrali della mitologia romana. Ecco, questo è l'anno appunto 1926. Ah, eccolo qui. Questo qui è un sole raggiante, vedete? Qui intorno aveva anche dei raggi, che tutto si mantiene, insomma, si conserva abbastanza in maniera soddisfacente. Ecco, questo è il tritone che adesso non si vede bene, che ha la testa e la parte del il tronco d'uomo e poi il resto è a forma di pesce. Allora, poi professore, se mi spiega quel fatto dei fasci littori che sono interessanti. Ah, quello su... Sì, quelli della piazza. Sì, della piazza della Fontana. No, quelli sono stati... L'ascia è stata demolita, no? È stata buttata giù e sono rimasti i fasci con le cordicelle legati, ma fanno parte della colonna. Erano romani? Di origine romana i fasci? Sì, rappresentavano la giustizia. La giustizia, ecco. Perché veniva dato in mano al giudice, il quale li slegava e dava la pena di morte, oppure assolveva, oppure legava e li mandava in prigione. Per cui la giustizia, diciamo, la giustizia umana nel periodo degli antichi romani, ma anche poi la giustizia di Dio come virtù della giustizia, che aveva, l'abbiamo visto spesso, questi fasci vittori. Poi ripresi dal fascismo, certo, come elemento classico, come simbologia classica. Dunque, condividiamo lo schermo. Condividiamo lo schermo. Bene, quindi lasciamo il quartiere della Vittoria e finalmente ci incamminiamo verso il rione Prati, vero e proprio. Ecco, qui superando Viale delle Milizie, tutto Viale delle Milizie, si entra sul rione Prati. Qui c'è in rosso già il quartiere della Vittoria e questo viale delle Milizie e questo qui è Rione Prati. Quindi noi passiamo da Piazza Mazzini verso la chiesa di San Gioacchino che si trova in via Pompeo Magno. Allora, questo Rione Prati a cosa fa, diciamo, riferimento? Fa riferimento a degli antichi vigneti,
a degli antichi orti e canneti che facevano parte dall'inizio dei tempi di questa, diciamo, di questo insediamento umano, in questo luogo, degli orti domiziani. In seguito si chiamarono Prata Neronis, quindi Prati di Nerone. Poi durante il Medioevo l'area prese il nome di Prata Sancti Petri, quindi Prati di San Pietro, in riferimento alla adiacente Basilica del Vaticano, di San Pietro in Vaticano. I confini, come vi ho detto, ci sono quattro punti, diciamo, possiamo dire cardinali, quindi possiamo dire più o meno a nord, abbiamo qui Viale delle Milizie, poi invece ad est abbiamo oltre il Tevere i rioni Campo Marzio, Ponte e il quartiere Flaminio, Campo Marzio e Ponte da questa parte. Poi dalla parte sud abbiamo il Tevere fino a Piazza Adriana, che naturalmente qui fa parte del rione Borgo e confina quindi con il rione Borgo, qui confina a sud sempre in parte con la città del Vaticano, poi comincia la via le mura vaticane, e via Leone IV e con via Leone IV confina col quartiere Trionfale. Rione Prati ha una curiosa particolarità perché si trova al di fuori delle mura, no? Che è l'unico rione che sta al di fuori delle mura, insieme anche a Borgo, perché c'era la regola che voleva tutti i rioni all'interno delle mura aureliane. E ciò non deriva tanto dalla gioventù del tipo di comprensorio che risale agli anni 20. Quando Roma era intesa dal punto di vista dell'urbanizzazione che si stava espandendo radialmente oltre l'antico suburbio, infatti pensate solo quanti abitanti ha avuto Roma dall'unità d'Italia, era una città di appena 200.000 abitanti, oggi la supera di oltre 10 volte e quindi è stata tutta edificata durante lo scorso secolo, secolo e mezzo. Quindi si trovava in questo territorio di Prati di Castello, Castello Sant'Angelo, poi ovviamente il nome è cambiato in Prati di Castello, e quindi puramente da un punto di vista territoriale si trovava ovviamente al di fuori delle mura aureliane. Quindi qui la vediamo insieme al quartiere della Vittoria. C'era questo piano urbanistico che fu studiato purtroppo in modo che delle nuove strade si potesse vedere come sfondo la cupola di San Pietro, a testimonianza dei reali rapporti appunto che c'erano tra il nuovo Regno d'Italia e la Santa Sede, naturalmente questo prima della firma dei Patti Lateranensi, e quindi c'era questa tensione, questo stato di tensione, e il rione fu istituito nel 1920, poi nel 1929 c'è stata la stipula dei Patti Lateranensi, però ormai era già stato fatto dai Savoia questo piano regolatore per cui le strade erano già state tutte collocate in questo modo, in modo appunto che non si potesse vedere sull'orizzonte della via né la cupola di San Pietro né il palazzo apostolico. Inoltre, questa era una politica ovviamente molto forte, anzi ve ne parlerò durante la prossima visita, quando vedremo alcuni gruppi scultori umbertini che appunto si rivolgono verso il Vaticano appunto con sfida di minaccia, di guerra, di aggressione, e allo stesso tempo accolgono tutti gli italiani dicendo che c'era stato un periodo di oscurantismo, che erano stati che sotto lo Stato Pontificio erano schiavi del Papa. Quindi quando l'Italia si è unita da tutti questi gruppi scultori che troviamo in questa zona, riusciamo anche a capire qual era il messaggio che hanno voluto mandare, e questa nuova Italia,
ha voluto mandare ai cittadini di Roma e a tutti i visitatori. E quindi c'era questo discorso ma poi anche il nome delle strade. Per i nomi di tutte queste strade furono scelti dei personaggi storici della Roma repubblicana, della classicità pagana, condottieri, letterati, ma non uomini che avessero a vedere con la Chiesa, sebbene lì, insomma, era collocato la Santa Sede da secoli, e quindi ci fu anche questa toponomastica che fu data, basta pensare, via Ottaviano piuttosto che via Cola di Rienzo, no? Cola di Rienzo, che era un tribuno, un senatore romano che nel XVI secolo tentò di ripristinare la Repubblica a Roma in contrasto col potere papale. Quindi anche tutta la toponomastica è stata scelta in questo senso, ma poi se notate anche, come dire, comunque ci sono anche altre cose di cui poi magari vedremo direttamente dal vivo alla prossima visita. Dunque, andando avanti, quindi superiamo, entriamo in questo quartiere Prati. Ecco, qua vediamo invece nel progetto del Piacentini abbiamo Viale della Conciliazione come orizzonte c'è proprio la cupola di San Pietro col colonnato del Bernini. Arriviamo a San Gioacchino in Prati. Abbiamo quindi raggiunto questa chiesa, appunto camminando dalla fontana giardino di Piazza Mazzini in circa 10 minuti. La chiesa di San Gioacchino in Prati è un luogo di culto cattolico che è anche la sede della omonima parrocchia. Si è situata in via Pompeo Magno presso Piazza di Quiriti. Infatti anche qui vedete che la chiesa di San Gioacchino in Prati fu collocata in un punto in una strada e non in una piazza, quando le chiese e i comuni erano sempre, da quando c'è appunto la storia dei comuni e la storia delle chiese, collocati nei punti più in vista, più visibili, dai borghi alle grandi città. Ecco qui. Tra l'altro, vedete il comune, ci piazza un bell'albero qui davanti che non fa vedere la facciata da coloro che circolano intorno alla piazza. Quindi, come vedete, questo culto dei luoghi dell'immagine sacre continua anche oggi. C'è una chiesa in via Sforza Pallavicini, poi ci passeremo la prossima settimana, che è occultata. Non solo da un albero, una piccola chiesetta neoclassica del Novecento, occultata da un grande albero che il comune ha piantato proprio lì davanti, ma anche da tutta una serie di bidoni della pattumiera proprio davanti a questa chiesetta, e quindi ovviamente scoraggia chiunque ad avvicinarsi. È Santa Maria del Carmelo in via Sforza Pallavicini, ma poi l'andremo a vedere. Anche questa qui, vedete, è stata diciamo nascosta, semi nascosta. Pure vedete qui la cupola di San Pietro come si vedeva quando ancora non c'erano tutte le costruzioni. Ecco, questo è il rione Prati, vedete il quartiere della Vittoria, Viale delle Milizie lo delimita. Poi dal quartiere Trionfale lo delimita via Leone IV, qui c'è la città del Vaticano, rione XIV borgo, in parte rione Prati a questa parte di Piazza Adriana e di Castel Sant'Angelo, che visiteremo la prossima settimana, questa zona, non andremo a Castel Sant'Angelo. Poi qui c'è ovviamente Piazza Cavour, vedete, il Palazzo di Giustizia. E qui,
dall'altra parte del fiume, Rione Ponte, Rione Campo Marzio e quartiere Flaminio. Quindi vedete, questo è proprio lo studio dello schema del piano regolatore in cui qui abbiamo Piazza dei Quiriti, qui la chiesa di San Gioacchino. San Gioacchino è chiamata e detta una chiesa pontificia. Ecco, vedete, per guardare la facciata laterale bisogna entrare in questa specie di stradina condominiale, se no non è visibile. È una chiesa molto interessante. Ora andiamo a vedere, ecco, questa è la piazza, la chiesa messa da un lato. Quindi abbiamo San Gioacchino che è detta una chiesa pontificia, perché? Perché è di proprietà del Papa, gli appartiene perché fu offerta al Papa, e sapete che i papi ereditano uno con l'altro le proprietà che gli vengono donate, che gli vengono offerte. E fu il dono dei cattolici di tutto il mondo, fu donato a Leone XIII e di conseguenza appunto a tutti i suoi successori. Il dono gli fu fatto in occasione del 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Ma egli stesso aveva espresso il desiderio di costruire questa chiesa in onore del suo santo protettore. Il suo santo protettore era proprio San Gioacchino. Infatti, il nome di battesimo di Leone XIII era Gioacchino, Gioacchino Pecci. Lo stesso Leone XIII approvò il progetto e affidò la costruzione all'ingegnere Ingami e stabilì appunto che questa chiesa fosse stata una sede stabile dell'adorazione riparatrice a Gesù sacramentato. La costruzione iniziò in maniera solenne nel 1891 e venne rivolto un appello a tutti i cattolici del mondo perché contribuissero alla costruzione di questo tempio, da dedicare appunto a San Gioacchino e da offrire al Papa come dono di tutti i battezzati del mondo. Allora parteciparono 27 nazioni e in maniera anche abbastanza generosa, e di queste 27, 14 che parteciparono in maniera maggiore adornarono all'interno di questa chiesa ciascuno una cappella. Quindi abbiamo 14 cappelle. Vediamo un attimo, qui ci sono vedete questi medaglioni esterni con tutti i nomi delle nazioni che hanno partecipato, e 14 di queste, che sono, vedete, Portogallo, Spagna, Italia, piuttosto che qui abbiamo Austria, Romania, Russia, che a quel tempo non c'era ancora l'Unione Sovietica, quindi Russia, Svizzera, Brasile, Cile, Colombia, ecco, di tutte queste nazioni, 14 riuscirono anche a coprire le spese per poter costruire all'interno una cappella, appunto, che desse il nome al proprio paese, con i santi e le immagini relative, appunto, ai culti e all'adorazione popolare di quel paese. Infatti, entrando in questa chiesa è come che si fa un giro del mondo, di tutte le chiese del mondo. C'è anche una cripta che fu ispirata alle catacombe romane, o alle basiliche sotterranee ipogee, e fu inaugurata subito, ovviamente, perché è la prima cosa che si costruisce, no? Che dà anche le fondamenta per la chiesa. Fu già inaugurata nel 1892, ma già si cominciò a lavorare per la chiesa superiore. Il campanile non fu mai realizzato perché mancarono poi i fondi, ma si riuscì a realizzare quella bellissima cupola che poi vedremo meglio dall'interno. La chiesa poi fu consacrata nel 1911 dal cardinale Respighi e nel 1939
furono realizzate queste quattro figure di santi che vediamo nella facciata eseguite a mosaico, vedete queste qui, dalla Società Musiva Vaticana, sapete, no? Che c'è questa Società Musiva Vaticana che fanno straordinari mosaici da tanti secoli. Vedete, qui c'è Sant'Alfonso, naturalmente queste colonnine non sono in marmo, ma sono dipinte, effetto marmo. E abbiamo qui Santa Giuliana, qui abbiamo Papa Leone XIII e tutti i popoli della terra in maniera un po' folcloristica, con gli abiti ovviamente dei luoghi, gli portano questi doni, proprio a simbolo dei doni che hanno fatto per realizzare questa chiesa. Ecco, qui abbiamo le altre due statue, sempre della Società Musiva Vaticana, Santa Clara e Santo Maso. Ecco. Cominciamo quindi a vedere queste prime cappelle interne. Queste prime cappelle interne, cominciando a fare il giro che abbiamo fatto noi, cioè siamo entrati sul lato destro della chiesa e quindi abbiamo fatto tutto il giro delle cappelle, poi ovviamente il presbiterio lo vediamo alla fine e poi siamo tornati. E abbiamo finito con la cappella del Battistero, abbiamo fatto un po' il giro al contrario, antiorario. E quindi ecco, le foto ce le abbiamo messe in questo modo qui. Furono nascosti degli ebrei sopra la volta, e quindi poi ricevettero anche un premio sia al presidente dell'Azione Cattolica di allora, che il padre Antonio Dressino, che riuscirono appunto a mettere al sicuro questi ebrei romani nascondendoli nella soffitta. Ecco, allora, una particolarità quindi di questa chiesa sono la cupola, che vediamo un attimo, ecco, dall'esterno. Questa cupola molto particolare che è in alluminio è tutta traforata con delle stelle di cristallo, attenzione, con delle, non è che è vuota, sono traforata e poi ci sono state applicate delle stelle di cristallo e quindi danno luce all'interno in modo molto suggestivo e poi andiamo a vedere sicuramente. Ci sono quindi all'interno queste 14 cappelle dedicate a 14 delle 27 nazioni che appunto cattoliche che o comunque una parte della cattolicità di alcune nazioni, come ad esempio l'Inghilterra o gli Stati Uniti, hanno partecipato solo, prego. Gentilmente, può finire di spiegarci l'immagine che ci sono, che è al centro di questa chiesa, nel mezzo dei quattro santi? Sì. Grazie. Però fatemi la cortesia di levare l'audio, se no poi non si sente bene. Grazie, anche Giuseppina, grazie. Allora, in pratica, sì, no, qui c'è l'immagine di Leone XIII, no? Che riceve attraverso, vedete che dedica la Chiesa a Gesù sacramentato, vedete l'altare con l'ostensorio. Corpo Gesù sacramentato e tutti i popoli della terra, vedete qui gli indiani piuttosto che gli orientali, non fanno altro che omaggiarlo e portargli dei doni come simbolo appunto dei doni che hanno fatto per questa chiesa, per costruire questa chiesa. Quindi, e poi naturalmente all'interno ce ne renderemo conto perché ci sono moltissime opere interessanti. È come fare un giro del mondo in tutte le chiese del mondo, va bene? All'interno di questo San Gioacchino. E quindi ci sono queste 14 cappelle che andremo a vedere. E la chiesa è a tre navate, a croce latina, suddivisa da colonne di granito, granito rosa e capitelli in bronzo. È piuttosto decorata in maniera molto sontuosa, con marmi policromi.
e arredi di metallo. La porta centrale, vedete, è affiancata, forse ho una foto ancora migliore, da due colonne molto particolari, donate dallo zar di Russia, che in quel periodo ancora non esisteva l'Unione Sovietica. Dovrei avere una qualche foto. Ecco, queste qui, queste due colonne molto sontuose e di pregio, sono state donate dallo zar di Russia. La chiesa dal 1905 poi è diventata una parrocchia ed è affidata alla Congregazione del Santissimo Redentore. Dal 1960 è anche il titolo cardinalizio. Ecco qui i santi che abbiamo visto prima. Ecco, entriamo e facciamo questo giro del mondo attraverso questi 14 nazioni che hanno appunto decorato queste 14 cappelle. La prima, che entrando sulla destra, è la Cappella del Brasile. La Cappella del Brasile, vediamo subito l'altare, ci sono vari ornamenti, adesso non abbiamo, ecco qui sì, marmi abbastanza preziosi, e in alto c'è un quadro, vedete, in alto c'è la celebre Madonna di Aparecida, ai suoi lati due patroni del Brasile, che sono San Sebastiano e San Paolo. Naturalmente San Sebastiano lo vedete qui da questa parte, lo riconoscete subito, e qui San Paolo con la spada. Passiamo alla cappella successiva, ecco, questi siamo anche noi, che è la cappella di Portogallo. La cappella del Portogallo ovviamente ha Sant'Antonio, che è nativo appunto del Portogallo. L'altare è molto bello, in marmo di Sicilia, vedete? Molto bello, particolare, e anche col giallo di Siena, quindi sono dei marmi che già in quel periodo, forse oggi non si trovano più di quel tipo. Nella parete abbiamo appunto, come vi dicevo, la statua di Sant'Antonio, va bene? La statua di Sant'Antonio con Gesù bambino, e poi ci sono le figure di San Guglielmo Vescovo e Sant'Anna da una parte, e della Beata Margherita e San Bernardo. Quindi vediamo Sant'Anna, quindi c'è riferimento moglie di Gioacchino, e da questa parte abbiamo San Guglielmo Vescovo. Poi andando sempre avanti con il Portogallo, ecco qui una foto, un grandangolare, vedete questi bellissimi marmi dell'altare, ecco, vedete qui abbiamo Sant'Anna e San Guglielmo, e dall'altra parte abbiamo appunto la Beata Margherita e San Bernardo. Era ovviamente Sant'Antonio da Padova, ma nacque in Portogallo, ecco perché c'è una grande devozione da parte sua. Questo è invece la parete sinistra, dove vediamo Gesù con Marta e Maria nell'episodio evangelico, vedete, di Marta e Maria, le sorelle ovviamente di Lazzaro, che poi risusciterà. Ai lati abbiamo Sant'Andrea, riconosciamo dalla croce ad X che porta, ma anche dall'iscrizione Sant'Andreas. E poi abbiamo qui il beato Alano. Alanus. Poi andando avanti, la parete destra, abbiamo San Simone da una parte e Sant'Ivo dall'altra, e qui abbiamo la regina
Santa Elisabetta che per nascondere al marito, non voleva che il marito sapesse che lei facesse tutte queste elemosine, allora riesce a convertirle in rose. Ecco qui, vedete, ha delle rose al posto del denaro appunto che dava per elemosina. Andando avanti, passiamo all'altra cappella, che è la cappella della Baviera, che allora ovviamente faceva stato la Baviera. Siamo alla fine dell'Ottocento. Vediamo nella parete di centro c'è l'imperatore Sant'Enrico che approva un bozzetto di un progetto di un architetto della chiesa di Bamberga. Vediamo se abbiamo un'immagine che ci possiamo avvicinare. Ecco, questa qui, vedete, c'è il progetto, tutto un disegno. Sant'Enrico, l'imperatore, che approva questo bozzetto fatto da un frate, appunto, uno frate architetto. Dietro di lui un'altra, anche lei, imperatrice, che è Santa Cunegonda. Appunto, tutti i santi a cui sono devoti nella Baviera. Sappiamo che la Baviera ha una grande percentuale di cattolici, fra cui appunto il Papa Benedetto XVI. Questa è un'altra cappella successiva, della Cappella della Polonia. La Cappella della Polonia, vediamo che c'è questo quadro di San Giovanni Paolo II. Ecco, questa è la Cappella della Polonia. Al centro c'è un dipinto in alto, vediamo se c'è una foto che si vede meglio. C'è la Madonna in trono tra quattro angeli, due da una parte e due dall'altra. In basso, naturalmente, la Madonna di Częstochowa. Ricordo, siamo nella Cappella della Polonia, e in basso ci sono alcuni santi polacchi, vedete? Questa. Ecco, ci sono alcuni santi polacchi, vescovi, qui c'è la regina Edwige, il re Casimiro e Josafat, che era stato vescovo e martire. Il quadro è racchiuso da questa cornice bella di marmo bianco. Non hanno badato a spese i polacchi in quel periodo, molto devoti. Nella parete sinistra, vediamo se c'è. Sì, c'è il miracolo di San Stanislao che risuscita un uomo morto. Risuscita un uomo morto, vedete questo uomo che era morto viene resuscitato da San Stanislao Vescovo e quindi lo presenta al re, questo re che era un pe grande peccatore, un re empio, Boleslao. Nella parete di destra, ecco, vedete questo piccolo giro del mondo, delle chiese del mondo, basta andare a San Gioacchino in Prati possiamo appunto in piccolo viverlo, conoscendo poi meglio i personaggi, ancora meglio. Allora, nella parete destra della Cappella della Polonia abbiamo San Stanislao Kostka che assiste e incoraggia i polacchi nella guerra contro i musulmani. Infatti, ricordate che i polacchi hanno addirittura salvato Vienna quando ci fu l'assedio da parte di Maometto II. Nella parete di destra, quindi l'abbiamo vista, adesso qui siamo già in un'altra cappella, che è la Cappella del Canada. La Cappella del Canada, abbiamo una scena che riconoscete al volo, cioè facilissima, proprio non neanche ve la dico, è la presentazione di Maria al Tempio. Siamo nella chiesa di San Gioacchino, quindi non può essere diversamente. Presentazione di San Gioacchino e Sant'Anna di Maria al Tempio. Vediamo
molto particolare, direi, anche perché vedete questi nimbi, no, che evidenziano la santità della Madonna, di Sant'Anna e di Gioacchino. Molto bella questa qui. Vedete, ogni cappella c'ha anche lo stile degli artisti di quella nazione, in parte anche coadiuvati da artisti italiani che ovviamente si trovavano qui e cercavano di imitare un pochino gli stili di quei paesi. Nella parete di destra viene ricordato questo miracolo di Sant'Anna. Sant'Anna fece, vedete qua su in alto, Sant'Anna fece questo miracolo che liberò da un naufragio alcuni bretoni che erano ricorsi a lei e le chiesero l'aiuto. Quindi, poi andando avanti, ecco, nella volta abbiamo la gloria in cielo di Sant'Anna, e poi passiamo alla nostra cappella, no, questa sì, la cappella d'Inghilterra. Siamo l'Inghilterra, che ovviamente non è come la Polonia, piuttosto che Portogallo, paesi quasi cattolici al 100%, però i cattolici dell'Inghilterra, quindi molto devoti, fanno questa bellissima cappella. Nella parete di centro c'è questo grande panneggio, vedete, ideato dal Cisterna, sul quale il pittore Monti ha dipinto tutti questi santi. Sembra un grande arazzo. Da sinistra a destra possiamo riconoscere che c'è Papa Gregorio, poi c'è Sant'Agostino Vescovo, vediamo se c'è qualche immagine più, ecco, vedete San Gregorio Magno, Papa Gregorio I, San Gregorio Magno, di cui abbiamo visitato la chiesa al Rione Celio un mese fa, credo, poco più di un mese fa, e poi qui ci abbiamo Sant'Agostino, sempre nella cappella dell'Inghilterra. Abbiamo dall'altra parte, ecco, questa è una santa, Santa Vinifreda, e Sant'Edmondo martire, vedete ha una freccia, che è morto martirizzato, ma anche la palma della salvezza e della resurrezione. C'è una vetrata quassù, compare la figura di, appunto, Leone, Papa Leone XII, tra le virtù della prudenza e la virtù della temperanza. Forse c'è un'immagine, ecco, già qui si vede un po' meglio questa vetrata, le due virtù e Papa Leone XIII, scusate, avevo detto XII. Quindi ai lati della vetrata anche altri santi. Abbiamo qui, c'è Tommaso Becket da una parte, vescovo di Canterbury, ecco, vedete qua San Tommaso, poi qui abbiamo Sant'Elena, imperatrice, che anche molto, sono molto devoti a Sant'Elena in Inghilterra, i cattolici. Dall'altra parte abbiamo Tommaso Moro, insomma vari santi, poi sono ancora, continuano, mentre in alto, ecco, in alto ci abbiamo San Gioacchino in gloria, vedete che dove appunto c'è scritto nell'iscrizione Gioacchin ora pro nobis, San Gioacchino prega per noi. Ecco, quindi questa è la cappella dell'Inghilterra. Non dimentichiamoci questo bell'altare anche in stile bramantesco,
ci ricorda il 400, un altare degli altari del 400, i marmi sono molto molto preziosi, ci sono degli spicchi, delle zone di alabastro, e malachite, ornamenti in bronzo, vedete, c'è anche qualche altra immagine. No, questa qua, questa, abbiamo solo questa, vabbè, questa, questa qui, ecco, vedete, in basso nel paliotto c'è una ultima cena leonardesca, che appunto, vedete, Gesù al centro, in basso rilievo, in marmo bianco, che contrasta con il rosso, sempre di marmo, dovrebbe essere un rosso di Levante. Ai lati due stemmi, quello dei padri redentoristi e quello dei cattolici inglesi. Quindi un bellissimo altare, come potete vedere. Ecco, questo è il giallo, questo al centro è un giallo di Siena che ritroviamo anche qui, e poi c'è qui il tabernacolo. C'è anche questa balaustra qui in basso, vedete, molto bella, in marmo di Carrara, lavorata in maniera molto particolare. Poi in alto abbiamo visto Gioacchino in gloria con, qui ovviamente abbiamo San Gioacchino con Sant'Anna e Maria, e due angeli in adorazione, la cappella dell'Inghilterra. Anche molto bella quella successiva, che è questa qui, degli Stati Uniti d'America. Beh, sicuramente gli Stati Uniti d'America, e io lo so perché ci ho vissuto, studiato, vissuto e lavorato per quasi 13 anni, i cattolici sono una grande, diciamo, percentuale di abitanti, sicuramente molti di più di quelli che sono in Inghilterra. Allora, cosa succede qui? È molto bella questa cappella. Negli Stati Uniti non hanno badato a spese. Siamo negli Stati Uniti del fine XIX secolo. Sopra l'altare abbiamo visto la statua dell'Immacolata con corona 12 stelle. Ecco qui sopra l'altare l'Immacolata Concezione. È una cappella molto particolare perché nella parete retrostante c'è questa scritta molto bella, Tota pulcra es Maria, tutta pura è Maria. Due arcangeli, vediamo, c'è San Michele a sinistra, il duce delle milizie celesti, e dall'altra parte, con il giglio della purezza, San Gabriele, che appunto è l'annunciante durante l'annunciazione, quindi San Michele e San Gabriele. Nella parete di centro, ora coperta da questa statua, c'è dice, perché l'altare qui è posto sulla parete sinistra quando si entra, quindi abbiamo la parete centrale dove non c'è l'altare, e c'è, e c'è Giuditta dell'Antico Testamento, Santa Giuditta, con il capo di Oloferne che ha decapitato, mostra la testa di Oloferne. Sulla destra un'altra donna, Rebecca. Ecco, questo, c'è questo finestrone al centro, si entra, l'altare laterale spostato, sulla parete laterale c'è questa grande vetrata con la Trinità, da una parte Giuditta, dall'altra
Rebecca, eccola qua, Rebecca e Giuditta. Ecco qui un bellissimo, una bellissima vetrata con lo Spirito Santo, la Santissima Trinità, vedete, unita con questa simbologia di cerchi, che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tre persone uguali e distinte. Un unico Dio, ecco, con, da una parte anche, vedete, ci sono, è molto dedicato al... Mentre in America, alla fine del XIX secolo, nasceva il movimento del femminismo, che poi ha degenerato anche in un certo modo, i cattolici americani volevano la presenza delle donne dell'Antico Testamento, delle grandi donne che hanno fatto le donne nella loro vita e ci hanno testimoniato, hanno salvato il popolo di Dio. Ecco, quindi in contrapposizione alla nascita di questo femminismo ateo, che nasceva proprio alla fine del XIX secolo negli Stati Uniti d'America. Ecco, quindi queste due grandi donne, Giuditta e Rebecca, abbiamo visto il finestrone, il triodo circolare, il simbolo della Trinità, neanche la scritta, forse riusciamo a leggere. Consummati in unum ut omnes unum sint. Quindi le tre persone divine vivono in perfetta unità affinché tutti siano una cosa sola. Ut omnes unus sint. Abbiamo visto quindi e andiamo avanti. Eccoci. La Cappella della Spagna, ovviamente paese cattolico al 99,9%, e cosa fa? Un paese come la Spagna, che ha portato il cattolicesimo in tutto il mondo, basta pensare al Sud America, e quindi dà moltissimo, addirittura crea una cappella. Una piccola cappella completa di colonne, di volte, e quindi è veramente molto pregevole anche questo dono della Spagna. L'architettura di questa viene fatta alla fine perché fu preso un locale che era adiacente alla sagrestia e ci hanno fatto nel 1908, quindi un po' in ritardo, questa cappella, che però è la più ricca, la più grande. Infatti spesso dentro questa cappella della Spagna si fa l'adorazione eucaristica. Infatti quando ci siamo andati noi siamo riusciti a malapena a guardarla in silenzio, abbiamo fatto alcune foto, eccole qui. Allora questa è una delle foto, questa è un'altra, vedete, con l'altare. Quindi faceva parte della sagrestia. È lunga 8 metri e larga 6, sembra molto di più, ma in realtà è una stanza di 48 metri quadri. E c'entrano sicuramente qualche decina di persone dentro. La cappella è dedicata alla Vergine del Pilar, sapete il Pilar, no? Il pilastro, la Vergine del Pilar. Ha la forma, tra l'altro, di un templietto, un vero e proprio templietto. Sei sono le colonne, colonne di Saravezza, bellissimo marmo di Saravezza, con basi e capitelli in marmo di Carrara. Ecco, quindi portarono le colonne dalla Spagna e utilizzarono il marmo per i capitelli e le basi di Carrara. C'è questa volta con sette cupolette, ovviamente piccoline, la cupoletta maggiore, che è quella quella al centro, è anche ornata da molte statuine interessanti. Vedete queste statuine che sorreggono la volta di angeli, quattro angeli portanti
Poi naturalmente ci sono anche dei decori, degli arredi sacri molto interessanti, le coppe di queste lampade pendenti sono in alabastro, l'altare è in marmo di Carrara, molto bello. Sul secondo gradino dell'altare c'è un altro gradinetto dove appunto c'è il trono con in fondo un mosaico dei due angeli, questi due angeli qui che sostengono l'arco del tabernacolo. Ecco, qui c'è una suora anche in adorazione eucaristica, siamo riusciti a fare questa foto. Ecco, questa forse c'ha maggiore qualità. Ecco, vediamo i due angeli. Che appunto sostengono questo arco, sormontata o l'altare da questa nicchia, dove c'è la Madonna del Pilar, che è una copia esattamente da quella che c'è nel santuario di Saragozza. Questa vetrata straordinaria, con i toni azzurri, è piena, vedete, di fiori, di stelle, decorata e naturalmente, come potete notare, c'è anche questi angeli laterali che portano i segni, vedete, il giglio della purezza, rose, pensando al rosario, le rose, il giglio della purezza, della verginità e di Maria Immacolata. Ci sono anche nelle pareti laterali queste bellissime vetrate, vedete, nella Cappella della Spagna, dove ci sono i vari santi, Isidoro, Elisabetta, Vincenzo, Santa Teresa d'Avila. Ecco, andiamo alla Cappella della Francia. Anche la Francia non badava spese in quel periodo. E infatti un bellissimo altare, questo qui della Francia. Qui c'è un confessionale però in stile moderno, un pochino come dire, è un confessionale in stile classico, eclettico, contemporaneo. Che hanno messo da poco, però tutto sommato non è, diciamo, non è proprio, non va proprio in totale contrasto con l'ambiente. Un po' contrasta, ma non troppo. C'è anche di peggio a volte che riescono a fare. Torniamo un attimo all'altare. L'altare, eccolo qua. L'altare in stile bizantino, vedete, c'è la Madonna. Un classico per Roma, i francesi scelgono questo mosaico bizantino e naturalmente c'è la statua sopra del Sacro Cuore, che però qui non riesco a capire, non c'è la foto. Ah no, eccola qui. C'è la statua del Sacro Cuore di Gesù col Sacro Cuore sul petto, vedete qui c'è la Madonna. Il marmo è bianco, ecco, questa è un po' più completa come immagine, ovviamente con scomparti in verde serpentino in porfido, quattro colonnine in basso, vedete, sorreggono l'altare, sono colonnine ritortili, ornate con capitelli che per ora non vediamo perché c'è questa tovaglia per l'altare che copre ovviamente i capitelli. Sono sorretti da leoncini, appunto sopra c'è la Madonna del Perpetuo Soccorso.
Bene, andando avanti siamo arrivati alla cappella dell'Italia. Ah, no, scusate, ci arriviamo subito, ma ho dimenticato di illustrarvi, ecco, sempre nella cappella della Francia, ci sono interessante questo dipinto, dove c'è il vescovo Remigio che amministra il battesimo a Clodoveo. Li assiste la regina Clotilde e ai lati del quadro abbiamo San Bernardo da questa parte e San Vincenzo de Paoli da quest'altra. Abbiamo visto poi il confessionale, questo qui molto eclettico, classico, contemporaneo, e queste reliquie. Ci sono le reliquie di Santa Generosa. Santa Generosa, che alcuni di voi sicuramente conosceranno, ve la ricordo, fu martirizzata, una delle prime sante martiri, nel secondo secolo a Cartagine. Fu martirizzata a Cartagine insieme ad altri cristiani. Quindi Santa Generosa. Anche così viene chiamata dai francesi, martirizzata appunto nel secondo secolo, aveva questo nome che in latino significa nobile, di origine nobile, generosa. Poi col passare del tempo l'aggettivo sostantivato generosa ha assunto un significato diverso, cioè più una persona prodiga, una persona che dona le cose materiali, una persona generosa, mentre allora significava appunto una persona nobile di origine, appunto nobile, di animo nobile cristiana. Quindi arriviamo finalmente alla Cappella Italia. La Cappella Italia ha una posizione molto, diciamo, abbastanza centrale, perché questa qui è quella straordinaria cupola di San Gioacchino traforata con stelle, vedete, che danno una particolare luce all'interno, sembra veramente un cielo stellato. Questa è lo Spirito Santo naturalmente che discende, è la cupola di San Gioacchino, che è una delle più alte anche di Roma, e viene vista in tutto il quartiere Prati, perché è abbastanza alta, anche se poco notata nella fruibilità, perché la misero, collocarono questa basilica a fine XIX secolo in una strada secondaria, via Pompeo Magno. Quindi in fondo, vedete, c'è la Cappella dell'Italia. Andiamo avanti, eccola qui. Ecco, abbiamo visto anche la cupola, così adesso finalmente possiamo vedere qual è uno dei santi più importanti della nostra cultura, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, a cui è dedicata la Cappella dell'Italia. Ci sono due angeli in alto, vedete, che sollevano dei libri per indicare appunto l'attività di scrittore che aveva il santo. Altri due in basso sono genuflessi e sorreggono questo cartiglio Sant'Alfonso Maria dei Liguori, ora pro nobis. Quindi abbiamo questi quattro angeli, dei libri anche qui, vedete, una chiesa, e altri angeli con lo Spirito Santo, vedete la colomba dello Spirito Santo che illumina, che dà luce. Sant'Alfonso Maria dei Liguori, fra quattro angeli, dall'alto la colomba dello Spirito Santo, i libri della sua attività appunto di scrittore e altri due genuflessi che mostrano il cartiglio Sant'Alfonso Maria prega per noi. Questa cappella è particolarissima, è molto ricca soprattutto per la manifattura. Perché?
perché c'è un rarissimo esempio di arazzo policromato, come un tessuto di oro e seta. Vedete, questo non è un arazzo di oro e seta, va bene? Ma è fatto naturalmente con stucchi particolari, con malte particolari, con miscelazioni cromatiche particolari, soprattutto appunto con, e sembra questo tessuto, in realtà non è un tessuto, non ha la manutenzione di un arazzo, anche ha molta più resistenza ovviamente. E quindi ci sono, cosa c'è in questo arazzo intorno? Ci sono le storie della vita di Sant'Alfonso, vedete qui e qui dall'altra parte. Storie della vita di Sant'Alfonso, mentre nella parte alta dell'abside, vediamo, eccolo qui, nella parte alta dell'abside della Cappella Italia viene ripreso il disegno del matroneo. Ci sono quattro nicchie, queste quattro, vedete, due da una parte e due dall'altra, divise da colonnine. Qui da lesene, diciamo più esattamente, delle lesene, e naturalmente compaiono dei santi, perché non c'è solamente Sant'Alfonso Maria dei Liguori, per gli italiani del XIX secolo, ma c'è anche ovviamente San Francesco d'Assisi, vedete qui da una parte, Franciscus Assisi, qui abbiamo Sant'Ambrogio, no? Da una parte, dall'altra parte abbiamo, vediamo se riusciamo a vederli, ecco, San Carlo Borromeo e Santa Caterina da Siena. Ecco, questi sono più o meno i santi che ancora oggi, c'è anche Santa Chiara, abbiamo Santa Caterina da Siena e Santa Chiara. San Carlo Borromeo e San Filippo Neri. Poi, tornando sempre dall'altra parte, avevamo Sant'Ambrogio e San Tommaso d'Aquino, padri della Chiesa, e qui San Francesco d'Assisi e San Paolo della Croce. Comunque, santi anche se accoppiati di epoche diverse, ma con cammini piuttosto in comune, ecco, abbiamo detto tutti quanti. Adesso al centro c'è questa vetrata con San Pietro che benedice e c'ha in mano la chiave del paradiso, quasi un Cristo in trono messo lì così. Uno potrebbe, la vista potrebbe ingannare, in realtà non è appunto, è San Pietro che benedice fra due angeli. Poi da una parte abbiamo le virtù, da questa parte la virtù della giustizia e dall'altra parte la virtù della fortezza, virtù cardinali, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Qui prudenza e temperanza non ci sono solo giustizia e fortezza. La cosa ancora bella che fa di questa cappella dell'Italia una delle più belle della chiesa di San Gioacchino è la volta grandiosa di questa scena che esprime appunto Sant'Alfonso Maria ai piedi della Vergine Maria. E qui è presentata con Gesù nella gloria celeste. A sinistra, più in basso, abbiamo anche altri santi, figure di altri santi, redentoristi. L'altare, lo abbiamo visto, eccolo qui, è ricco di mosaici, vedete c'è sul paliotto l'agnello immolato, in bassorilievo fra gli angeli. Poi abbiamo l'immancabile quadro di Maria del Rosario, messo lì ovviamente in un secondo tempo, e quindi ecco abbiamo anche queste figure, no, che in bassi rilievi,
bassorilievi, andando avanti abbiamo la Cappella del Belgio. La Cappella del Belgio, anche il Belgio è un paese che ha sia una parte protestante che una parte cattolica, no? La parte più di lingua fiamminga è protestante e poi invece c'è la parte di lingua francese che è più cattolica. Allora, abbiamo nella parete sinistra qui, possiamo naturalmente vedere, no, questa non è la parete sinistra, quella sinistra è questa qui, questa è quella centrale. La parete centrale abbiamo, si vede subito ovviamente, cioè, ci ricorda la morte di San Giuseppe, assistito da Maria e da Gesù, con gli angeli, vedete, in cielo e anche e in adorazione, San Giuseppe. Poi nella parete sinistra abbiamo Santa Giuliana, vedete, Santa Giuliana di Liegi, che adora l'Eucaristia, adora l'Eucaristia, e nella parete di destra abbiamo sempre San Giuseppe, venerato in Belgio, particolarmente con una statua con Gesù bambino. Ci sono quattro medaglioni anche posti, vedete, sulle pareti laterali, che mostrano le quattro virtù del santo. San Giuseppe aveva le quattro virtù della carità, della povertà, della fede e della preghiera. Quindi lasciamo la Cappella del Belgio, dedicata interamente, quasi interamente a San Giuseppe, e passiamo alla Cappella dell'Olanda. La Cappella dell'Olanda, ecco, abbiamo nella parete di centro il Vescovo vediamo questo vescovo, Wildrord, che riceve il pallio dal Papa a quel tempo, Sergio I. Nella parete sinistra, qui vediamo un miracolo eucaristico che avvenne ad Amsterdam nel 1345. Miracolo eucaristico in cui Carlo, cioè l'imperatore Carlo V e Massimiliano I. Nella parete di destra ci sono questi religiosi che furono condannati a morte per la loro fede nell'Eucaristia e la fedeltà al Papa. Furono messi a morte. Anche l'altare è piuttosto interessante, con queste colonnine tortili che lo sostengono. Anche qui questa tovaglia dell'altare non ci fa vedere i capitelli. Sono queste belle colonnine tortili, archetti, pilastrini e decorazioni con mosaici molto interessanti. La Cappella dell'Irlanda. Ecco, l'Irlanda c'ha ovviamente al centro l'apostolo San Patrizio, a cui appunto è dedicata questa cappella, San Patrizio, e regge con una mano il pastorale e con l'altra il simbolo del trifoglio, appunto, dell'Irlanda. Vedete? San Patrizio, vescovo. Nella parete di sinistra, anche molto interessante, abbiamo qui San Brentano, che secondo la tradizione navigò l'oceano Navigò l'oceano
l'Oceano Atlantico per annunciare il Vangelo in alcune delle isole delle Indie occidentali. Ai suoi piedi i santi Ira e Mungino, che lo seguivano, appunto, lo seguirono in queste navigazioni. Andando avanti abbiamo la Cappella dell'Argentina. La Cappella dell'Argentina, eccola qui, mi sembra che siamo quasi arrivati alla Cappella del Battistero. La Cappella dell'Argentina ha nella parete di centro una sorta di baldacchino dipinto, ma è ovviamente applicato questa scultura della Madonna, appunto, la Madonna di Luján, la Madonna di Luján che è venerata particolarmente in Argentina. Quindi c'è questo baldacchino sorretto dagli angeli e naturalmente qui nella parete sinistra abbiamo due santi. Allora, c'è Santa Salomè e San Giacinto da una parte e dall'altra abbiamo San Francesco Solano e Santa Rosa da Lima. Da Lima del Perù e poi è venerata molto anche in Argentina. Ecco la Cappella del Battistero. La Cappella del Battistero è molto interessante, è, diciamo, la prima sulla sinistra appena si entra. E nella parete di centro vediamo questo alto rilievo che rappresenta il Signore nelle acque del Giordano, appunto, che viene battezzato da San Giovanni Battista, che gli versa appunto l'acqua sul capo, vedete? Classico battesimo di Gesù. E molto interessanti nelle pareti laterali ci sono questi, sia da entrambi i lati, diciamo, ecco, delle pareti laterali c'è queste due palme, questo disegno di due palme con due angeli, molto simboliche. Dalle radici di queste palme scaturiscono sette rivoli che diventano poi sette ruscelli, vedete? Sette ruscelli, e sono i simboli dei sette sacramenti. Il primo è il battesimo. Allora, vicino alle palme vediamo questi angeli che hanno proprio gli oggetti tipici per il rito del battesimo, vedete? Quindi abbiamo due angeli, le palme che ci ricordano ovviamente la resurrezione, col battesimo moriamo a questa vita e possiamo risorgere in Cristo se appunto si rispetta, ovviamente si muore senza peccato mortale. Quindi abbiamo qui la palma della resurrezione, il battesimo ci garantisce una resurrezione, allo stesso tempo cosa scaturisce? Scaturiscono questi sette ruscelli e quindi tutti gli sette sacramenti. Ecco qui, quindi ci sono anche in basso, c'è questa iscrizione che appunto spiega esattamente il significato battesimale. Veniamo all'altare maggiore. L'altare maggiore e il trono eucaristico e la semicalotta, quindi ci sono varie composizioni, vari gruppi scultorei che poi sono tutti quanti collegati in uno spazio comune. L'altare maggiore è tutto in marmo, vedete questo marmo rosso, vediamo se c'è un'immagine un po'. Ecco, qui potete anche vedere la basilica dall'altare maggiore, la navata principale, la cupola. Vedete com'è ricca, com'è decorata.
nell'insieme ci sono appunto queste sette cappelle da una parte e sette dall'altra. Ecco, no, dobbiamo tornare indietro. Qui non lo troviamo. Ecco, qui si vede bene. Si vede, insomma, abbastanza. Allora, l'altare maggiore è tutto in marmo rosso dei Pirenei, con fregio in metallo dorato. Presenta sul davanti gli stemmi di Leone XIII, ovviamente, e una croce, questa qui, al centro. Quindi Leone XIII e la croce. Ci sono questi 20 tondi, vedete? Sono 5 e 5, 10 da una parte e 10 dall'altra, sono tondi di malachite. E malachite, sapete che è una pietra verde, che abbelliscono molto il gradino superiore dell'altare. Il tabernacolo è a forma di tempietto, con colonnine e appunto e pilastrini dorati. Ecco qui un po' la vista poi di quello che vedremo poi sull'abside, questo l'abbiamo visto. Ecco, qua su vediamo questa stemmi anche di Papa Leone XIII. Ecco, quindi abbiamo, andando avanti, a lati dell'altare c'è questa scalinata di marmo rosso di Levante, che appunto consente, è una doppia scalinata simmetrica, quindi a doppia ala si dice, appunto per ascendere al trono eucaristico, il trono eucaristico, che è accolto in una grande nicchia dell'abside centrale, è sostenuta da sei colonne e due pilastri, eccolo qui. Naturalmente abbiamo ecco più o meno eccoli qua. Vedete, trono eucaristico visto nel suo insieme e qui lo vediamo nel particolare. Questi angeli che ovviamente sostengono questi candelabri, vedete? Qui c'è un globo terrestre sul quale viene posto lo stensorio. Ci sono questi quattro angeli, vedete? Due sono in piedi e due sono inginocchiati. Sullo sfondo queste vetrate, che richiamano sempre il cielo stellato come la cupola. Ecco, questa è una foto più ravvicinata. Quindi qui sul globo che ha, come vedete, un po', diciamo, la mappa un po' fuori scala, perché questa sarebbe l'Italia, questa la Francia, questa la Spagna, ovviamente fuori scala, perché il mondo non è esattamente così, magari fosse così, sono molto più piccoli in realtà, però ecco, per farle vedere come simbologia che appunto Italia, Francia e Spagna sono nazioni appunto cattoliche, che era molto importante avere questo senso di appartenenza al termine del XIX secolo e quindi lo stensorio viene posto appunto in questo globo terrestre. Quindi abbiamo ai lati questi quattro angeli in marmo bianco, due in piedi che sorreggono questo candeliere e due in ginocchio con una fascia, vedete, su cui c'è questa invocazione.
dedicato appunto al cuore immacolato di Gesù, al cuore, sacratissimo cuore di Gesù. Cor Jesi, Eucharisticum Miss Nobis. Sopra c'è una semicalotta, qua sopra c'è una semicalotta, eccola qui, si vede un po' meglio, questa semicalotta dell'abside raffigura il trionfo della Eucaristia, sopra questa dorata, eccola qui, questa semicalotta in cui appunto raffigura il trionfo dell'Eucaristia, c'è Gesù Salvatore seduto sopra una cattedra che presenta l'ostia e il calice all'adorazione degli apostoli. Vedete qui di lato tutti gli apostoli, più vicini sono San Pietro e San Paolo, che presentano rispettivamente delle scritte che ora vi leggo perché è un po' illeggibile da qui, a meno che non ci abbiamo, no, non ce l'abbiamo, ecco qui è uno squarcio visto dell'altare del gruppo scultoreo, col tabernacolo, lo stensorio diciamo, e poi naturalmente ecco, torniamo naturalmente a vedere quello che c'è scritto. Allora, le scritte di San Pietro e di San Paolo, che sono qui vicine a fianco al trono del Salvatore. San Pietro porta il cartiglio divenire partecipe della natura divina, e San Paolo: ho ricevuto dal Signore quello che ho trasmesso anche a voi. Quindi San Paolo dalle sue lettere appunto trasmette quello che ha ricevuto dal Signore, e San Pietro che si diviene partecipe con l'Eucaristia della natura divina. Sullo sfondo, molto importante, che farà probabilmente parte anche del percorso del prossimo anno accademico, Gerusalemme, la nuova Gerusalemme, che è la città principale dell'antica alleanza, mentre a sinistra abbiamo Roma, quindi abbiamo sullo sfondo Roma da una parte e Gerusalemme dall'altra. Punto, quindi qui abbiamo Roma, che è il centro del cristianesimo, e Gerusalemme la principale città dell'antica alleanza. Fra i gruppi degli angeli in alto c'è la figura del Dio Padre che si compiace dell'opera del Figlio. Se ci avevamo anche un'altra foto, ma non ce la dovremmo avere, non la vedo. Vabbè. Ah, ecco, dovrebbe essere, ecco, la scritta qui intorno non si legge molto bene, ve la devo leggere. In omni loco sacrificatur et offertur nomini meo oblatio munda. Quindi questa scritta della profezia di Malachia, che aveva preannunciato che il sacrificio di Cristo sarebbe stato offerto in ogni luogo. In omni loco sacrificatur et offertur nomini meo oblatio munda. Quindi abbiamo con questa immagine terminato, ecco, vediamo qui un grand'angolo in cui siamo sul presbiterio, qui dal presbiterio fotografiamo, vedete il colore particolare di questa cupola, dato appunto dalle piccole vetri che appunto coprono quei fori stellati, che dà questo effetto molto particolare, e poi la navata centrale, e poi su quelle laterali tutte le varie cappelle, 6 e 14 esattamente, delle nazioni che hanno partecipato
in maniera maggiore alla costruzione appunto di questa chiesa. Benissimo. Quindi io vi aspetto la prossima settimana, faremo una visita molto interessante, concluderemo il Rione Prati e concluderemo l'itinerario fra i rioni di Roma che è durato questi 3 anni. Sono veramente felice che abbiamo anche lasciato una testimonianza nel podcast di queste visite che abbiamo fatto, più approfondite ovviamente, e che possono rimanere, diciamo, per gli studi futuri di chi appunto verrà a sbirciare in queste nostre ricerche. Va bene? Grazie professore. Buona serata a tutti. Grazie professore, buona serata a tutti. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie.